Inter Verona 1-0 diretta, gol Lautaro Martinez al 3. L'Inter di Inzaghi ospita il Verona con la volontà di ottenere un successo prezioso. Agganciare la Juventus e tenersi stretta la zona Champions. La formazione di Inzaghi deve guardarsi le spalle. Dove ci sono Lazio, Atalanta e Roma, staccate di 3 punti. Al Meazza arrivano il gialloblu di Bocchetti e Zaffaroni. Terzultimi in classifica, ma rinfrancate dalla vittoria sulla Cremonese di lunedì scorso. L'Inter non ha mai perso con il Verona in casa in Serie A, in 31 gare davanti ai propri tifosi. I nerazzurri hanno raccolto 20 vittorie e 11 pareggi contro gli scaligeri. La classifica della Serie A. 20, 5.915 Inter vicina al raddoppio. Ripartenza veloce dell'Inter conclusa da un colpo di testa di Lautaro Martinez. Montipò non si fa sorprendere e blocca il pallone. Virgola. 20, 473 Inter in vantaggio 1-0 con Lautaro. Azione offensiva insistita dell'Inter, batti e ribatti. Poi Lautaro Martinez infila Montipò di sinistro. Gol numero 67, per l'attaccante argentino in Serie A. 20 e 45 inizia la partita del Meazza. Fischio d'inizio a San Siro tra Inter e Verona, dirige l'arbitro è Fabri di Ravenna. Virgola. 20 e 30 il momento di Inter e Verona. L'Inter è reduce dal discusso pareggio in casa del Monza in campionato e dal sofferto passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia. Ai danni del Parma. Il Verona invece ha trovato il secondo successo stagionale battendo 2-0 la Cremonese nell'ultimo turno di Serie A. I gialloblu non vincevano dal 4 settembre. Virgola. 20 Le scelte dei due allenatori per affrontare il Verona, Simone Inzaghi si affida al tandem offensivo formato da Dzeko e Lautaro mentre a centrocampo Gagliardini vince il ballottaggio con Aslani. Neanche convocati Lukaku, Brozovic e Handanovic che dovrebbero tornare disponibili per la finale di Supercoppa di mercoledì prossimo. Tra gli scaligeri nessuna sorpresa rispetto alle previsioni di formazione della vigilia, davanti c'è Djuric. Alle cui spalle agiscono Callone e Lavoci, quest'ultimo reduce dalla doppietta alla Cremonese. Assenti Faraoni, Rustich e Verdi. 19, 40 Inter Verona, le formazioni ufficiali Inter, 3, 5, 2, Onana, Skriniar, Acerbi. Bastoni, Darmian, Gagliardini, Calhanoglu, Mkhitaryan, Di Marco, Dzeko, Lautaro Martinez. A disposizione, Cordaz, Brazzao, Dumfries, De Vrij, Gosens, Correa, Bellanova. Aslani, Barella, D'Ambrosio, Curatolo, Carboni, Zanotti. Allenatore, Inzaghi. Hellas Verona, 3, 4, 2, 1, Montipò, Dawidović, Yen, Ceccherini, De Paoli, Tamezze. Ilic, Doig, Callon, Lazovic, Djuric. A disposizione, Berardi, Perilli, Veloso. Henry, Lasagna, Piccoli, Gunter, Magnani, Terracciano, Cabal, Coppola, Bragantini. Suleiman. Allenatori, Zaffaroni e Bocchetti. Arbitro, Fabbri. Assistenti, Valeriani. Di Monte. Quarto ufficiale, Minelli. VAR, Forneau. Assistente VAR, Marchetti. Stadio Giuseppe Meazza di Milano. L'Inter di Inzaghi ospita il Verona con la volontà di ottenere un successo prezioso. Agganciare la Juventus e tenersi stretta la zona Champions. La formazione di Inzaghi deve guardarsi le spalle. Dove ci sono Lazio, Atalanta e Roma, staccate di 3 punti. Al Meazza arrivano il gialloblu di Bocchetti e Zaffaroni. Terzultimi in classifica, ma rinfrancate dalla vittoria sulla Cremonese di lunedì scorso. L'Inter non ha mai perso con il Verona in casa in Serie A, in 31 gare davanti ai propri tifosi. I nerazzurri hanno raccolto 20 vittorie e 11 pareggi contro gli scaligeri. La classifica della Serie A 20 e 59-15 Inter vicina al raddoppio. Ripartenza veloce dell'Inter conclusa da un colpo di testa di Lautaro Martinez. Montipò non si fa sorprendere e blocca il pallone. 20 e 47-3 Inter in vantaggio 1-0 con Lautaro. Azione offensiva insistita dell'Inter, batti e ribatti. Poi Lautaro Martinez infila Montipò di sinistro. Gol numero 67, per l'attaccante argentino in Serie A.
20 e 45 inizia la partita del Meazza fischio d'inizio a San Siro tra Inter e Verona, dirige l'arbitro è Fabri di Ravenna. 20 e 30 il momento di Inter e Verona. L'Inter è reduce dal discusso pareggio in casa del Monza in campionato e dal sofferto passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia. Ai danni del Parma. Il Verona invece ha trovato il secondo successo stagionale battendo 2-0 la Cremonese nell'ultimo turno di Serie A. I gialloblu non vincevano dal 4 settembre 20 le scelte dei due allenatori per affrontare il Verona. Simone Inzaghi si affida al tandem offensivo formato da Dzeko e Lautaro mentre a centrocampo Gagliardini vince il ballottaggio con Aslani. Neanche convocati Lukaku, Brozovic e Handanovic che dovrebbero tornare disponibili per la finale di Supercoppa di mercoledì prossimo. Tra gli scaligeri nessuna sorpresa rispetto alle previsioni di formazione della vigilia, davanti c'è Djuric. Alle cui spalle agiscono Callone e Lavoci, quest'ultimo reduce dalla doppietta alla Cremonese. Assenti Faraoni, Rustich e Verdi 19, 40 Inter Verona, le formazioni ufficiali Inter, 3, 5, 2, Onana, Skriniar. Acerbi, Bastoni, Darmian, Gagliardini, Calhanoglu, Mkhitaryan, Di Marco, Dzeko. Lautaro Martinez. A disposizione, Cordas, Brazzao, Dumfries, De Vrij, Gosens. Correa, Bellanova, Aslani, Barella, D'Ambrosio, Curatolo, Carboni, Zanotti. Allenatore, Inzaghi. Hellas Verona, 3, 4, 2, 1, Montipò, Davido Wicks, Yen, Ceccherini, De Paoli. Tameze, Ilic, Doig, Callon, Lazovic, Djuric. A disposizione, Berardi, Perilli. Veloso, Emri, Lasagna, Piccoli, Gunter, Magnani, Terracciano, Cabal, Coppola. Bragantini, Suleiman. Allenatori, Zaffaroni e Bocchetti. Arbitro, Fabbri. Assistenti, Valeriani. Di Monte. Quarto ufficiale, Minelli. VAR, Forneau. Assistente VAR, Marchetti. Stadio Giuseppe Meazza di Milano.